quello che ti ho dato. Dimmi, siamo nella stessa lacrima. Questa vittoria a chi la dedicheresti? Forse a papà? Che vittoria? Vittoria del festival. Ma non arriverà la vittoria, sì, del festival. La prima vittoria la dedicasti a lui, ti ricordi? No, non l'ho mai dedicata a lui. Mai. È la volta buona, lo farò stavolta allora. Ah, bene. Potrebbe essere un'idea. Un saluto per gli italiani che sono in Canada. Un bacio fortissimo agli italiani che sono in Canada. Molto forte. Bene. Grazie, grazie Giorgia. In bocca al lupo per tutti. Lo saluto anche io, tuo padre. Grazie. Gianni, bella, bella, me la ricordo, è attualissima Gianni. Sì, la musica è tua, e parliamo però del brano che presenterai a Sanremo, siamo qui per questo, per presentarlo al pubblico canadese. Si chiama Il profumo del mare. E quindi Il profumo del mare, sì, che richiama un po' tutta la mia vita, richiama un po' soprattutto gli ultimi 10 anni della mia vita, ed è un pezzo che fa parte di questo album, che prende lo stesso titolo, è il primo singolo. In questo disco c'è dentro anche un bel duetto fatto col grande Adrianone, con Adriano Celentano. Poi ci sono almeno altri 3-4 pezzi che io consiglio, quindi penso di aver fatto un lavoro, insomma. Il mare nella tua vita c'è sempre, perché quando hai scritto la musica per Arcobaleno, l'hai composta quella musica proprio in un momento particolare della tua vita, me lo dicesti l'anno scorso, proprio osservando il mare, un mare che era un mare particolare, un mare agitato, vero? Io credo che il mare ti fa sempre comunque riflettere, ti fa meditare, cioè c'ha questa espansione, comunque è immenso, è infinito. Il gioco delle maree. Il gioco delle maree, quindi ti lascia sempre spazio alla fantasia. Credo che è veramente una cosa importantissima, soprattutto per uno che è nato a 500 metri dal mare. Io sono nato a Catania, che il mare è lì a 200 metri.